Radio Più Roma presenta Parole di saggezza per un mondo migliore, un programma a cura di Margherita Merone. Salve amici, c'è un brano di San Paolo che mi emoziona ogni volta che lo leggo. Si tratta dell'inno all'amore di Dio. Scrive San Paolo ai Romani: Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto: Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io infatti sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Saldi nell'amore di Cristo possiamo affrontare qualsiasi difficoltà, senza temere nulla e con una grande forza interiore. Tanto che anche San Paolo scrive in un'altra lettera indirizzata ai Corinzi: Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte.